Soddisfazione al MAN di Napoli per la decisione del Consiglio di Stato che lascia in carica fino a ottobre il direttore Paolo Giulierini. Antonella Fracchiolla. Siamo orgogliosi tutto il personale, sinceramente, per lui. Il nostro direttore rientra un'altra volta a gonfiabile. Lavora bene e ha dato ottimi risultati. Ci sa fare nel suo lavoro, la differenza si vede. Al Museo Archeologico di Napoli è visibile la soddisfazione per la decisione del Consiglio di Stato arrivata ieri sera, sospesa la sentenza del TAR del Lazio che aveva annullato la nomina di 5 direttori di grandi musei italiani, divenuti realtà autonome per effetto della riforma Franceschini, in seguito al ricorso di alcuni candidati esclusi e contestando tanto i criteri adottati nella selezione dei vincitori quanto la partecipazione al concorso di studiosi stranieri. In Campania a vedersi annullare la nomina era stato Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico, mentre analoga sorte non è toccata al direttore degli scavi di Paestum, Gabriel Zuchtriegel, solo per un errore di notifica. Il Consiglio di Stato entrerà nel merito della legittimità delle nomine solo alla fine di ottobre. La sospensiva però consente ai direttori di riprendere il lavoro. Giulierini è ora nella sua Toscana e rientrerà a Napoli lunedì. E adesso siamo ancora più convinti che siamo sulla strada giusta e lavoreremo ancora di più per poter dare veramente una svolta nei beni culturali. Dalla fine del 2015, quando il direttore si è insediato, notevole è stato l'incremento di visitatori, circa 500.000 nel 2016, e una successione di mostre ed eventi a ritmo incalzante. Da oggi è aperta al pubblico la mostra sulle civiltà precolombiane, poche settimane fa riaperta dopo lunga chiusura la sezione epigrafica. Altre restituzioni eccellenti, la sezione egizia e il recupero dei due splendidi giardini del museo.